Questa non è una mostra di opere di Alberto Burri, ma di fotografi che si sono intrattenuti con lui, che lo hanno ripreso, che lo hanno fotografato durante la sua vita. Quindi è una mostra che fa luce sull'uomo Burri, sull'artista Burri, sulla sua quotidianità, su tutto ciò che ha segnato i suoi momenti di riflessione, di pausa e anche di azione sull'arte. Sono Aurelio Amendola, sono un fotografo d'arte, ho conosciuto Alberto Burri nel 1977 e disse: ma lei che vorrebbe fare? Mi piacerebbe fare un servizio fotografico mentre lei lavora. Dice: guardi, io a Morra io inizio questo ciclo, le combustioni. Bene, dice: lei venga, non porti assistenti, niente, perché io non voglio nessuno. Arrivai in questo posto meraviglioso. Quando lui prese un pezzetto e cominciò con la fiamma ossidrica, tutti capì che era, poteva essere un lavoro importante per me, però non lo potevo sbagliare, perché lui mi disse: io non posso ripetere, vado avanti, questo è. Dopo queste foto io sono diventato amico di Burri e ho sempre continuato a fotografarlo. Il rammarico che io ho con Burri che lui non ha visto le mie fotografie del Cretto. Quest'idea della mostra di Bruno Corà per me è stata eccezionale. Nessun artista ha tanti fotografi così. Sono contento di stare con i miei colleghi. Ho avuto una sola occasione di incontrare Burri nel 1984. Vogue mi aveva incaricato di fare un servizio su di lui. Sono venuto per la prima volta a Città di Castello e proprio negli ambienti dove oggi c'è la mostra dei fotografi, l'essiccatoio, che all'epoca era lo studio di Burri. Non mi aspettavo che fosse una persona così affabile, perché aveva fama di essere molto burbero, che avesse un carattere abbastanza duro. Invece l'ho trovato una persona molto disponibile, forse perché amava molto fare fotografie, quindi probabilmente il rapporto con un fotografo lo addolciva un po' di più. Era un grande tifoso di calcio, gli piaceva molto frequentare il calcio, e in quel giorno sulla Gazzetta dello Sport era uscito un grosso servizio su Zico. Infatti nella mia fotografia si vede lui che mostra proprio l'articolo di Zico. Ho visto fotografie anche di amici, colleghi, e devo dire che Bruno ha fatto un ottimo lavoro nel raccogliere tutte queste persone. E non immaginavo di trovarne così tante di fotografie. Guardando questa mostra sono rimasto molto impressionato dalla quantità di foto che in fondo lui, che diceva che non voleva farsi fotografare, ma in realtà è stato fotografato tantissimo. Ci sono molte foto che riguardano il suo lavoro, ma anche molte cose che riguardano la sua vita quotidiana. Per cui ho scoperto un Burri molto più, chiamiamolo, umano di quello che io avevo conosciuto come artista. Io, no?